Gummy by Vapor's Mood. Ciao ragazzi, oggi l'ultimo nato della Vapor's Mood. Si parla del Gummy. Eccolo qua, c'è un ripiano dedicato solo a Vapor's Mood. Eccolo qua, il Gummy, o palla di fuoco o proiettile, come lo chiamavano i nativi americani. Continua sempre con la storia a cui ormai ha dato inizio la Vapor's Mood dei nativi americani. Anche questo pezzo parla dei nativi americani e di tutto quello che ne concerne e gli sta intorno. Il proiettile, appunto Gummy, come veniva chiamato dai nativi. Si tratta di un proiettile, appunto il Gummy. Un proiettile in scala, perfettamente riprodotto in tutti i particolari di un vero proiettile, un vero bossolo, completo di tasto, cioè del tasto che è il fondo del bossolo, poi ve lo faccio vedere meglio. Questa è la scatola, sempre in stile Vapor's Mood, con il simbolo Vapor's Mood e il nome Gummy. E la particolarità di questo tubo è che è il primo prodotto Vapor's Mood a non essere in tiratura limitata di 100 pezzi, come era dato 100 pezzi per materiale. Questo ci saranno diverse bug, quindi sarà più facile anche da acquistare un po' per tutti quelli che sono interessati. Non sarà come gli altri che ce ne sono solo 100 per materiale e basta. Questi ce ne saranno diverse produzioni, quindi è la prima volta che Vapor's Mood fa un prodotto più aperto al pubblico, diciamo, più facile da reperire. È sempre serializzato, c'è sempre il numero del seriale, c'è sempre la vostra schedina all'interno su cui scrivere nome, numero e quant'altro. E adesso andiamolo a vedere nel dettaglio. Ci sono alcune cose davvero interessanti e poi ne parliamo. Ed ecco qua il Gummy da vicino. Potete vedere che è esattamente un proiettile. È veramente riprodotto molto fedelmente. Non è che assomiglia a un proiettile. Questo è un proiettile. Questo è veramente un proiettile. Guardate anche la finezza del fondo del tasto, che riproduce anche qui un proiettile, la scritta VM Vapor's Mood, il nome del Gummy scritto, sembra quasi in rilievo al tatto, con queste sempre le lettere particolari che usa la Vapor's Mood, che solo lei usa, infatti non le trovate in giro questi tipi di questa grafica qua nelle lettere. E questa volta c'è un'aggiunta, trovate in pratica il tubo messo così, il cap e due tip, un tip in alluminio alimentare o in derlin, non so, che questi sono fatti per il Kennedy 24. Poi all'interno spare parts, un po' di O-ring, classiche O-ring Vapor's Mood, visto che sappiamo che non usa filettature ma usa solo O-ring. I foglietti dove dicono come prendersi cura di questa mod, olio siliconico tipo questo o quello che fa vedere lui qua, lo spruzzate su un panno e lo passate all'interno dove c'è l'O-ring. Ok, questo O-ring qua ho passato all'interno così, in modo da agevolare un po' l'entrata e l'uscita del tasto. Dicevo, questo insegna da alcune accortezze su come usare, mettere e togliere il tasto. E qui un altro di questi bellissimi, almeno io li trovo molto carine, le tesserine che in ogni scatola di Vapor's Mood trovate, ognuna è diversa. Questa c'è un cowboy o
qualcosa di molto simile disegnato. Vapor Smooth, il certificato di autenticità, e dove dice che questo certifica che questo è un prodotto Vapor Smooth. Anche qua il seriale che sarà da mettere e la data di acquisto. Poi troverete anche un panno per lucidarlo, con anche qua il disegno Gani e il simbolo Vapor Smooth. Particolari sono sempre molto curati. La scatola fa sempre parte come le altre scatole, eccolo qua. Qua vediamo, questo è SN162A, serial number 162A. Il tasto è lo stesso medesimo del totem, quindi se conoscevate già il totem sapete com'è il tasto. Se non lo conoscevate, c'è un video che ho fatto che parla del totem dove spiego il tasto. Il tasto, lo ripeto anche qua, è un'opera d'arte, è tanto semplice quanto geniale. Il tasto è placcato palladio, i due anelli, e placcato oro 24 carati, le molle. Quindi non avete bisogno di cercarvi molle o quant'altro, perché l'avete in palladio, non potete contatto con la batteria, e quando premete esce fuori e permette alla corrente di propagarsi. Quindi senza filettature come il totem, questa filettatura che c'è qua serve solo per far sì di poter togliere il tasto, perché lui volendo si può premere, come dicevo già nel video del totem, si può premere anche soltanto così per svapare. Ne fa sì un abbellimento estetico, perché è veramente carino e completa il proiettile, e vi dà un modo per togliere e mettere il tasto. Il tasto è un'originalità Vapor Smooth, così come la sleeve per la batteria, sono due invenzioni Vapor Smooth. Questa, per la sicurezza, ci mettete anche una batteria non wrappata all'interno e non avete nessun problema. E con questo una molla vi regola la batteria, l'altezza da batteria atom, e l'altra molla invece vi fa fare il fire. Una molla vi fa fare il fire e una molla invece regola l'altezza della batteria. Quando premete andrete a fare il fire. Come per il totem, questo sistema di tasto permette la maggior conducibilità, perché avrete sempre superficie di contatto dentro il tubo. Sia che premiate il tasto da un lato o dall'altro, lei toccherà all'interno e riuscirete sempre ad avere la maggior superficie possibile di contatto all'interno del tubo. Quindi la sleeve, anche questa volta nera, come per il totem, anche per il Gani è nera, ricordo nel Tomac era bianca, e il tasto è di nuovo una cosa semplicissima da mettere e togliere. Se volete, come per il totem, potete svaparlo con il telescopico del tasto più fuori o più all'interno. Volendo si può usare anche così, se vi piace così lo usate così, se non vi piace mettere il dito all'interno, che ne so, non vi è comodo, lo tenete fuori e svappate in questo modo. Quindi come piace più a voi. Il tasto, come anche per il totem, è semplicissimo da mettere e togliere, proprio così è tolto, così è messo, così è tolto, così è messo. Cioè, trovatemi un altro tasto che si mette in questo modo. Come per il totem, la sicurezza per lo sfiato è che se la batteria è sfiata, i gas di scarico della batteria sfiatando fanno, non avendo fuori di uscita l'aria, sopra c'è l'atom, basta quella leggera spinta all'interno del tubo per uscire. Se volete, andate a cercarvi Gianluca Cesati su YouTube, dove fa una dimostrazione pratica di quanto ho appena detto. Andiamo a ricomporre il Gani. Ripeto, il Gani arriva col tubo, il cap per il Kennedy 24, a breve uscirà anche il cap sia per Goon che per Seminole, per adesso è per Kennedy 24. Per adesso questo, l'unico materiale che ha il tubo è in brass,
Ne usciranno delle luxury edition, come sempre i materiali pregiati. Per adesso è solo brass. E il cap vi arriverà in dergal, in alluminio alimentare, acciaio alimentare. E il tip, che se volete potete usare questo, o se no potete usare l'altro. Se non scalda neanche questo, io ci ho swappato compulsivamente con questo, non ho trovato che scaldasse o che dà fastidio o altre cose. Ma se per qualsiasi motivo non vi piace swappare direttamente a contatto col metallo, ci potete mettere il tip in derlin e così siete a posto. Il deck del Kennedy invece, quello dovete mettercelo voi, cioè vi arriva tubo, cap e due tip, quindi serve solo un deck del Kennedy per avere il proiettile completo. Questo tubo, secondo me, e come anche detto dal modder stesso, è fatto per essere usato così, cioè è fatto per essere un proiettile, non è fatto per usare il tubo con un altro atom. Per carità, potete anche farlo, ma è stato studiato, pensato, realizzato per essere svapato in questo modo. La sua figura, la sua resa massima estetica e anche la sua resa di svapo è questa. Allora, questo cap è stato studiato, oltre che per essere bello esteticamente, per completare il proiettile, anche per dare un airflow tutto nuovo al Kennedy, che già per me era uno dei migliori atom in commercio. Con questo cap, non so, l'airflow cambia leggermente e ne aumenta la resa. La resa, la svapata è molto 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 appagante. Quindi anche qui non è stato solo fatto un cilindro da appoggiare sopra al Kennedy, ma sono state fatte varie prove del cap fino a che risultasse la resa migliore. Eccolo qua, Gani di Vapersmooth, facciamoci una prova di svapo. Allora ragazzi, una piccola aggiunta per il Gani riguardo alla pulizia. La pulizia del tasto, come anche il modder consiglia, di usare solo acqua e sapone dei piatti. Sapone dei piatti perché è quello che sgrassa meglio. Essendo oro e palladio non ossidano, non hanno bisogno di materiali tipo Sidol o altre cose, anzi fareste solo dei danni, rischiereste di far saltare la placatura. Quindi non ossida, non c'è bisogno di passarci un materiale antiossidante o abrasivo. Quindi passarci cioè lo insaponate con il sapone dei piatti, lo sgrassate bene, lo pulite, cioè lo smontate, lo sgrassate bene in ogni sua parte, poi lo risciacquate abbondantemente sotto l'acqua, risciacquate abbondantemente tutto il sapone e lo asciugate con un panno in microfibra e poi lo riassemblate. Questo sia Totem che Gani, essendo avendo il tasto palladio e oro 24K. Per il tubo invece, per il brass, non per il cap, per il brass, per il corpo, potete usare, anzi io uso, o prima gli do una pulita sotto l'acqua, lo asciugo, poi o uso un panno con del Sidol, o un panno con, cioè prendo un panno diverso sopra del Sidol, oppure un panno diverso sopra un altro liquido tipo Sidol che si chiama Nuncas, costa forse 2 euro in più, ma va molto bene come effetto, forse dura qualcosa in più del Sidol, o se no iosso la pasta, la crema, iosso sempre sopra un panno, strofinate, prendete un panno, il liquido che più vi piace, io uso il Sidol o nulla, di solito lo passate in ogni sua parte all'interno, pulite molto bene anche questo, togliete ovviamente il cap, l'atom, lo passate anche qua, bagnate con del Sidol, lo passate anche internamente a questo filetto,
internamente il tubo. Gianluca Cesati usava anche un attaccato a un trapano, un avvitatore, usava praticamente quei rulli per passare la tinta, no? Quelli piccoli, prendendo la spugnetta con le piccole praticamente ha un diametro che entra perfettamente qua. Attaccandola con una barra filettata o simili all'avvitatore, ce lo mettete dentro, premete e ve lo fa lucido a specchio. È importante anche che lo lavate sia con acqua ma anche con creme o quant'altro all'interno, ovviamente senza la sliba all'interno, prima la togliete e poi lo passate. La filettatura, ripassatela bene, passatevi anche la filettatura del vostro Atom che usate con il tubo, quindi del deck, e date anche una bella lucidata pulita alla filettatura, al pin del vostro deck. Poi, dopo che avete passato questo, se volete, o glielo passate con il panno, o gli mettete il coil jig attaccato all'avvitatore, così lui gira, poi voi tenete il panno in mano con l'ossido o l'uncas o altra crema, e girando così. Oppure, io faccio anche in questo modo, bagno un po' di sido il tubo, passata col panno sopra, poi avvio l'avvitatore, cioè faccio partire l'avvitatore con una spazzola di cotone sopra, costa 3 euro, non so, e comunque ho questa, o un po' più grande questa, sempre in cotone, lo tenete fermo questo e poi incominciate a farlo passare, girando ovviamente dà un effetto molto più lucido. Questo per riguardo sia brass sia il tomo che copper, che può essere copper, non per l'alluminio, per il totem non usate assolutamente l'alluminio, cioè non usate assolutamente sul totem alluminio non usate assolutamente né sidol né nuncas né, cioè vi sconsiglio di usare perché potrebbe farvelo scurire, potrebbe farvi dei danni più che i benefici che vi porta. Per l'alluminio il tasto lo pulite come ho detto prima, tanto è uguale. Per il corpo in alluminio un panno microfibra fa miracoli. Dopodiché, di nuovo acqua, io uso acqua tiepida che sgrassa un po' di più. Acqua, togliete sempre la sli, togliete il tasto, acqua e sapone per il corpo, insaponate bene come fosse una pentola, saponate, sfregate da sgrassare il più possibile anche all'interno come per l'altro tubo, però questa volta senza usare additivi tipo sidol o simili. Anche qua la filettatura interna dove attaccate l'atom, passate sempre in panno, sapone, sgrassate bene, qua sgrassate bene, dentro al tubo, specialmente questa zona, la zona all'interno che sarà quella che poi va a fare contatto con il tasto, sia per il gani che per questo. Questa zona tenetela sempre bella pulita. Il filetto, sapone, risciacquate abbondantemente con acqua, io tiepida, fate come volete. Dopodiché, avete fatto questo, lo asciugate con un panno microfibra pulito, senza, non con residui di sidol sopra, non quello che avete usato per passare, che ne so, un tubo in brasa o in copper, che quindi è ancora sporco di sidol o altre cose, che sia pulito, lo lavate, non so, che sia pulito, comunque lo passate col panno microfibra, se volete proprio, mi sono trovato bene con questi panni, sono dei panni sempre della marca Nunca, li trovate da questo sapone, dal set, da qualche fai da te, su Amazon, sono Nunca gioielli, importante che ci sia scritto Nunca gioielli perché non ha degli additivi tipo appunto sidol o altre cose che potrebbero fare danni, quindi per esempio io mi sono trovato bene con questi. Dopo che l'avete lavato, insaponato, risciacquato, asciugato, così se volete ci passate questi pannetti qua o altri che vi trovate bene, basta che non abbiano degli additivi sopra,
tipo ossidro, queste cose che possono fare dei danni. Allora, questo è solo per una questione estetica. Ormai voi l'interno del filetto l'avete già passato col sapone, col panno, l'avete già sgrassato, dentro anche con un panno bagnato di sapone, come nel miglior modo possibile, senza additivi. Dopo di questo è asciutto, il tubo è asciutto, allora ci date una passata con questi panni, per esempio Nuncas, ma forse ce ne sono altri che vanno anche meglio, per esempio Nuncas, lo sfregate tutte le parti e questo ci dà una lucentezza, lo lucida in più, diventa nero e lo fa bello lucente. Io mi sono trovato molto bene con questo, non è una marchetta, tanto Nuncas neanche sanno che io esisto, quindi alluminio no si do, poi se volete fatelo, però secondo me vi fate dei danni. Alluminio, no sidol, no prodotti particolari, acqua, sapone dei piatti che sgrassa bene, dentro, fuori, togliete la slip, dentro, fuori, anche il tasto, acqua, sapone dei piatti, risciacquata abbondantemente con acqua tiepida. L'interno del filetto, dell'attacco 510, lo passate sempre con sapone, mettete un panno dentro. L'interno del tubo, anche lì, o con, come vi ho detto prima, con l'avvitatore e il rullino per dipingere quello piccolo. E boh, e il tubo è pronto. Per il brass invece potete metterci la pasta che più vi piace. All'inizio stesso procedimento: acqua, sapone dei piatti, sgrassato bene, risciacquato abbondantemente e asciugato, e anche qui dopo ci mettete ossido, iosso, la crema Nuncas, quello che più vi piace. Se il tubo è in brass come il Gani, o in copper come gli altri tubi che hai, o un totem in copper, o un tomahawk in copper o in brass. Comunque brass, copper sì, sidol e creme, alluminio no, sidol e creme. Spero di aver detto tutto. Allora, le misure sono 28 mm sotto. E questa volta non ci sono più slive estetiche o altre cose, adattatori per atom, quindi si sarà eccoci qua, facciamo una prova di svapo, facciamoci un'attivazione. Direi che attiva. Come tutti i tubi di Vapers Mood, non ho mai trovato uno che non spingesse. La batteria stavolta è veramente non carica completamente, non come va di moda dire, però va benissimo uguale. Secondo me questo cap aiuta il Kennedy, che già è un buonissimo prodotto, a migliorarsi. Ne aumenta le caratteristiche dell'airflow, le caratteristiche del tiro, che già a quelli a cui piace il Kennedy cercano. Quindi se ti piace il Kennedy, con questo cap secondo me ti piacerà ancora di più, perché ne aumenta le caratteristiche principali. Quindi abbiamo visto il Gani, l'ultimo nato della Vapers Mood, continua la storia, continua la narrazione che Gianluca Cesati ha iniziato col Tomo, continuandola col Totem, portandola avanti col Gani, sempre nel mondo dei nativi americani. Ogni prodotto ha una sua storia, ogni prodotto ha un perché, non sono stati creati così, e quindi ogni prodotto merita di essere tenuto. Io, come vedete qua dietro, ho uno spazio dedicato esclusivamente alla Vapers Mood, e ogni mod che farà sicuramente non la perderò, perché conosco i prodotti che fa, la qualità che ha e la cortesia che ha questo modder, che non ce ne sono altri. Non ci sono altri modder che ti chiamano al telefono per dirti: no, aspetta, metti giù, ti chiamo io, così non spendi soldi. Cioè, ma non perché gli chiedi che vuoi comprare il tubo, che dice: eh già, grazie al cazzo, ti risponde e deve venderti. No, per magari
spiegarti come lavarlo, per magari darti un consiglio su come fare per lubrificare gli o-ring, cioè per cose che vanno al di là della pura vendita. C'è un'assistenza, c'è un rapporto con questa persona che io, e non solo io, ma tutti quelli che ci hanno avuto a che fare, perché non è solo che a me ha telefonato, cioè praticamente tutti quelli che fanno parte di Buttersmooth hanno parlato con Gianluca o di persona al telefono. Trovatemene un altro, io non ne ho trovati, io non ne ho trovati, anzi, ne ho trovati tanti che invece ci hanno aperto. Quindi, a parte questo, che è non secondario, però a qualcuno potrebbe non interessare il lato umano, a me interessa, però a qualcuno magari no. Lasciamo perdere questo, il lato artistico, il lato professionale della Beppe's Mood, visto che adesso Gianluca si dedica esclusivamente a fare il modder e si vedono i risultati, sta creando dei prodotti uno meglio dell'altro, sta creando dei prodotti veramente difficili da trovare label. Io continuo a non trovarli, continuo a essere super soddisfatto di tutto quello che esce dalla Buttersmooth. Quindi, Buttersmooth, Gani, vi lascio tutti i link come al solito, Facebook, negozi, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima, grazie a tutti. Gummy by Vapor's Mood.